Bentrovati ad una nuova puntata dello speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura di questo numero parliamo dell'ultima seduta dell'organo legislativo regionale riunitosi in settimana. All'ordine del giorno il DEF, il documento di economia e finanza regionale per il 2023, approvato a maggioranza. Il Consiglio regionale, a termine del dibattito in aula, ha approvato con 21 voti a favore e 11 contrari il documento di economia e finanza regionale 2023, il DEFR. Ad illustrare in aula il testo è stato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, sottolineando che lo scenario economico è mutato. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per il 2023, un testo che parte da un'analisi di un quadro economico estremamente complesso. Se il prodotto interno lordo nel 2021, nonostante la pandemia, si era attestato intorno al 6,6%, nel 2022, diversamente dalle previsioni che lo davano quasi al 5%, si è fermato al 2,2%. Un dato importante che discende dalla crisi generale delle economie avanzate, dall'aumento delle tariffe dell'energia elettrica, dall'escalation militare della Russia e che quindi impone anche al governo della regione toscana un'attenta analisi delle strategie per il futuro. Permangono le politiche di investimento in alcuni settori strategici che si erano già volute intraprendere negli anni precedenti, soprattutto con riferimento agli immobili a livello regionale, con riferimento all'assetto idrogeologico, all'edilizia sanitaria o anche all'edilizia pubblica residenziale. Un piano che prevede uno stanziamento di risorse nel prossimo triennio di 1 miliardo e 600 milioni, di cui circa 750 milioni sul 2023 e oltre 600 milioni per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025. I settori che maggiormente beneficeranno di queste risorse per gli investimenti sono quelli collegati alla sanità, ma anche e soprattutto quelli collegati al settore mobilità e infrastrutture. Respinte tutte le proposte delle opposizioni. Si continua a perseguire vecchie politiche quando il mondo è radicalmente cambiato e siamo seriamente preoccupati perché siamo a un passo dalla stagflazione, un rischio sempre più grave. La stagflazione è quella situazione in cui sono presenti ondate inflattive, aumentano i costi dei prodotti, infatti si riducono i consumi anche dei beni di prima necessità e al tempo stesso c'è stagnazione economica, cioè non cresce il PIL. Di fronte a questa situazione cosa sta facendo la Giunta? Io ho chiesto qual è la domanda da fare, che cosa sta proponendo per supportare le nostre famiglie e le nostre imprese. Io nel DEF non ho trovato praticamente nulla, è semplicemente una tattica attendista di come probabilmente sarà il nuovo governo nazionale, ma la regione questo non può permetterselo. Noi abbiamo il dovere di attivarci perché tanti toscani si trovano in situazioni di difficoltà e tutto ciò è inammissibile. Sì, un documento che ci lascia, a dire la verità, un po' perplessi sia per la metodologia con cui viene discusso in aula che per il merito. La metodologia è alquanto strana, vi spiego perché. Questo è un documento che le tempistiche dicevano doveva essere discusso a giugno e approvato a giugno, arriva a settembre e sinceramente ci aspettavamo che in questi 3 mesi di ritardo qualcosa venisse fatto. In che senso? Purtroppo da 3 mesi a questa parte è cambiato il mondo, non lo dico io, lo dicono chi sta fuori da questo palazzo, la crisi energetica è sempre più stringente, è sempre più preoccupante, le imprese, gli esercizi commerciali, gli artigiani lo denunciano tutti i giorni, ci aspettavamo da parte del Presidente Gianni e della Giunta ci fosse una riflessione, cioè si prendessero questi 3 mesi di colpevole ritardo per trasformarli in opportunità. Cioè, abbiamo sbagliato, siamo in ritardo, approfittiamone per ridiscutere nel merito il DEF, cosa che non è stata fatta. Il documento arriva con 3 mesi di ritardo, è lo stesso documento identico a giugno, come se niente fosse successo da giugno a oggi. Ed entro nel merito. È un documento che parla di possibile riacutizzarsi del fenomeno Covid e della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Benissimo. Si fa una grande analisi del problema, si dipingono scenari macroeconomici del problema e non c'è una riga di quello che ha intenzione di fare la Toscana tra il 2023 e il 2025 per fronteggiare queste due emergenze.
Sì, un documento che arriva in aula in un clima naturalmente preelettorale e che tradisce anche una certa tensione da parte della maggioranza. Tradisce tensione perché oggi ci troviamo di fronte non solo ad un documento che avrebbe dovuto attuare delle precise strategie regionali, soprattutto alla luce della drammatica crisi che stiamo vivendo e che oggi naturalmente si tocca sulle imprese, si tocca sulle famiglie con il caro energia. È una situazione in cui non si intravede una benché minima strategia di lungo periodo. È chiaro che di fronte a questo immobilismo non possiamo che esprimere un voto assolutamente contrario rispetto a un'impostazione che oggi appunto non vede delle risposte in modo strategico. L'emergenza energetica, l'emergenza povertà, l'emergenza sociale sono tutti temi che sembrano scivolare dalle parti della Giunta senza che però ci si faccia effettivamente carico di programmare in modo serio quelle che sono delle risorse anche importanti che però vengono molto spesso disperse in mille rivoli. La strategia che noi proponiamo invece è una strategia molto pragmatica, individuare 3-4 situazioni emergenziali sulle quali investire risorse importanti per cercare di dare risposte anche in Toscana ad una situazione che rischia davvero di portarci ad un'economia di guerra. Collegato al DEF 2023 sono stati approvati un ordine del giorno presentato dal secondo gruppo di opposizione e una mozione del principale partito di maggioranza sul diritto all'oblio oncologico. La mozione impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale affinché venga attivata una norma che garantisca il diritto all'oblio per tutti i pazienti oncologici dopo 10 anni dal termine del trattamento e fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima del 18° anno di età, consentendo ad essi di stipulare contratti e fruire dei servizi al pari degli altri cittadini. La Commissione Aree Interne ha proposto e il Consiglio ha approvato all'unanimità un fondo per i comuni cosiddetti sorgivi. È stata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con 32 voti favorevoli e un'astensione, una proposta di risoluzione che chiede di riconoscere un'indennità a favore dei comuni in cui sgorgano le sorgenti e di agire sul governo per definire una disciplina nazionale. L'atto, in merito all'istituzione di un fondo di salvaguardia per quanto concerne i comuni sorgivi, è stato presentato su iniziativa della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, illustrato in aula dal suo presidente. La nostra proposta, che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, e ringrazio tutti i colleghi che sono accanto alla nostra commissione nel sostenere appunto questo impegno, vuole istituire appunto una indennità compensativa per questi territori che hanno limitazioni per il parziale o il mancato utilizzo del proprio territorio, ad esempio su usi industriali o su altri tipi di utilizzi. Sappiamo che la questione è molto complessa, quindi noi chiediamo alla Giunta regionale di mettere in campo una risposta toscana. Vorremmo che fosse il Parlamento a introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale, però nell'attesa, visto che ormai è 15 anni che deve arrivare, noi chiediamo alla Giunta di fare un percorso che consenta di arrivare a una disciplina toscana. Questi comuni sono venuti da noi in commissione e ci hanno posto anche tutta la loro difficoltà e l'esigenza di questa indennità anche per svolgere investimenti e garantire servizi in territori fragili e periferici. I comuni sorgivi, che sono fondamentalmente comuni montani, hanno la necessità di essere sostenuti e noi riteniamo che questa proposta di risoluzione, che prevede una sorta di canone di risarcimento nei confronti dei comuni che hanno le sorgenti d'acqua, sia soltanto un primo passo. Noi riteniamo come Fratelli d'Italia che sia giusto un contributo di soggiacenza per i comuni montani dove sorge l'acqua. Voi pensate, se anziché l'acqua ci fossero dei pozzi di petrolio, se ci fossero delle miniere d'oro, evidentemente quei comuni, quelle comunità, quei territori avrebbero da quel tipo di attività una risorsa economica e finanziaria importantissima. In realtà ci sono le sorgenti dell'acqua, che però sono altrettanto importanti, per certi versi più importanti che se ci fossero pozzi di petrolio. Quell'acqua che sia le utenze domestiche, che le utenze commerciali, che le utenze industriali, poi pagano al gestore che gestisce appunto in ambito quel tipo di
risorse. Quindi noi riteniamo che un pezzettino della tariffa dell'acqua, un pezzettino della bolletta dell'acqua, una sorta di royalty, permettetemi di utilizzare questo termine non tecnico, debba andare a vantaggio delle comunità territoriali dove appunto ci sono le sorgenti dell'acqua, vale a dire i comuni montani. Un premio di caratura nazionale che riguarda il mondo della letteratura a 360 gradi, all'interno infatti c'è anche il mondo del giornalismo, e il premio Boccaccio che ritorna per la 41esima edizione a Certaldo. Supera i suoi primi 40 anni il premio letterario Giovanni Boccaccio che, come ogni anno, accende i riflettori sul borgo di Certaldo, nel Fiorentino. La giuria, presieduta da Walter Veltroni, ha decretato vincitori di questa edizione Alessandro Zaccuri per la letteratura, Lorenzo Cremonesi per il giornalismo e Lucia Goracci per l'etica della comunicazione. Il premio Boccaccio è un'eccellenza della nostra regione. Quando si investe sulla cultura, quando si insegna ai ragazzi più giovani il valore della lettura, si costruisce futuro. E credo che una regione come la nostra debba essere sempre a fianco degli organizzatori di queste iniziative come questa. Il premio Boccaccio è davvero un'eccellenza della Toscana, è il simbolo di una regione che vuole mandare un messaggio: investire in cultura, investire in lettura e investire in libertà, e noi abbiamo bisogno sempre di più libertà in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Un grazie agli organizzatori, un grazie a Simona Dei, un grazie al sindaco Cucini, perché 41 anni a un certo livello non è assolutamente semplice e scontato, e anche in questo caso i premiati hanno un profilo così tanto importante da dare valore a questo che è il premio. Un grazie anche a Walter Veltroni, presidente della giuria, per la sua disponibilità che sempre porta verso il nostro territorio, verso Certaldo e verso la Toscana. Un'edizione molto importante, come sono tutte quelle del premio Boccaccio. Per noi è un orgoglio, un onore, devo dire, avere questo evento che ricorda il nostro concittadino più illustre, il letterato Giovanni Boccaccio, ma che dà spazio a grandi dibattiti di attualità, a grandi dibattiti di giornalismo con dei premiati e dei letterati italiani e del giornalismo che appunto vengono a Certaldo per ritirare il premio, ma per dare anche un contributo importante su grandi temi di attualità. Quest'anno parleremo di guerra, parleremo di varie tematiche e sarà importante ascoltare questi grandi nomi. Tra l'altro la giuria è una giuria estremamente importante, di grande qualità, da sempre presieduta da Sergio Zavoli, dopo che purtroppo ci ha lasciato ha sostituito questo enorme compito il presidente Walter Veltroni, che ci onora della sua presenza in questo fine settimana per il premio. Sarà un momento bello, un momento di grande emozione, un momento in cui si può respirare la storia e l'arte di Certaldo, un momento in cui ci sarà davvero modo di approfondire e di riflettere su grandi temi. Un premio che ovviamente non è Certaldo e basta, un premio di rilevanza nazionale. D'altronde i presidenti, prima Zavoli, ora Walter Veltroni, danno la dimostrazione, oltre a tutti i giurati, tutti i premiati che ci sono stati in questi lunghi anni del premio, e che hanno dimostrato come questo premio sia davvero un momento in cui la cultura italiana si mette insieme e dà un riconoscimento a grandi scrittori, giornalisti, insomma anche questa sarà un'edizione importante. Per Certaldo, Certaldo fa da contesto una cornice stupenda come quella del borgo di Certaldo, e grazie al sostegno dell'amministrazione comunale che è sempre presente. Ovviamente un grazie particolare agli organizzatori, alla presidente Simona Dei, che fanno sempre un grandissimo lavoro per avere un'edizione sempre più all'avanguardia e sempre più di alto livello. Abbiamo superato i nostri primi 40 anni, i premiati di quest'anno saranno la Lucia Goracci per l'etica della comunicazione, Alessandro Zaccuri per la letteratura, Lorenzo Cremonesi per il giornalismo, e sarà un'altra pagina importante legata ai tempi di oggi, legata a quello che accade, rilettura di quello che accade in letteratura e giornalismo. Ed è tutto anche per questa edizione dello speciale TGT. L'informazione della nostra redazione torna la prossima settimana.